il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ala sinistra, oggi invece l'ala destra. Ghiacciato, slurm. Non so se è slurm o slurmi, visto che ci sono due. Fatto sta che è secrezione di una lumaca gigante aliena, quindi non so. L'ala destra. Ok, c'è bello un'altra scuro. Ala intera. Non sembrava così grande dall'esterno. Quello è vero. Dio mio, Lela. Ti prego, zittati. Ah, bene, subito un nemico così del botto. Guarda, una pre non morta. Ah, razzismo per chi non è morto, vedo. Ok, fammi indovinare. Devo aprire il passaggio, vero? Anche se non si vede un cazzo. Ok. Si vedesse qualcosa sarebbe utile però. Non lo so, non si vede. Eccola qua, guarda che sotto la luce qualcosa si vede. Ok. Ah, perché è invertito, credo. Allora, il primo è qua. Poi questo qua. Questo. No, ho sbagliato. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e 9. Uff. Si vedeva qualcosa? Assolutamente no. È stata un po' difficilozza questa. Per i motivi sbagliati, tra l'altro. Un'altra leva da tirare. Neanche Uncharted c'aveva dei livelli così bui. Aspetta. Razzismo al contrario. Per quelli che sono ancora vivi. Della lava. Ottimo. Quale sarà la via giusta? Forse questa? Credo di no. Ah! Beh, certo. Anche questa è una soluzione. Le mie ossa scricchiolano vendetta. Ah, ok, sto dicendo, chi cazzo è quello lì? Che piedo! Ti sei visto la tua faccia. Meno male che ho provato a colpirlo. Ho sentito un mordicchio. Credo sia qua. Il rumore l'ho sentito, dove non lo so. Ok. Tu non cadi nella lava, vero? Non sei così furbo. O così stupido. Sei finita, io sono un osso. Giustamente. È un osso duro perché è fatto di ossa. Ah, beh. Pensavo molto peggio. È mio, tutto mio. Tutto tuo, certo. Grazie. Allora, ora devo tornare indietro. Dio mio, stavo per cadere, ma brutto, brutto, brutto. Ok. Hai visto che era qua. Fantastico. Lo sapevo. Sapevo di averlo sentito, bene o male. Peccato che sti livelli. Se non ci fosse la lava non si vedrebbe una benamata cazzo di niente. Oh, il sole. Uff. Cosa pensi che ci succeda quando moriremo? Siamo già morti, amico. Vai avanti con il programma. Cosa succederà quando saremo morti? Ma sei già morto. Perché è caduto così tanto il frame rate? Aia. Ehi, rompi sto vaso. Aia, che dolore. Allora, prima di uccidere anche l'altro, e probabilmente arriveranno altri nemici,
Rompiamo tutti i vasi, vediamo se c'è delle cure, perfetto. Grazie. Il nemico è lì, intanto, madonna, mi sta per prendere. Attenzione, Lela. Oh, no, non dovevi prenderla, vabbè, fa niente. Ok, questa sì, la materia nera. Quanto ci fai che adesso arrivano nemici dalle porte? Ma pensa un po'. Il caso a volte, eh? Beh dai, la morte non è poi così. Beh, se risorge e diventi uno scheletro, forse no. Non è poi così male, no? La fammi prendere tu. Non so se in realtà si chiude. Oh no, di nuovo il tizio esplosivo. Merda. Ho anche consumato una carica per poter evitare il colpo. Che fregatura. Lo ammetto, fa male. Uff. Dio mio. Non è possibile che non esista un modo per evitarli. A meno che... No. Non esiste proprio modo. In carne, eh? Prendila. In carne e ossa. Allora, con calma. Fammi un attimo fare le cose con un minimo di giustizia. Aspetta. Credo di aver appena scoperto come eliminarli facili, quelli grossi. Con il calcio in alto. Forse perché gli spacchi la testa. Forse per quello il motivo. Benissimo. Sei finita, io sono un osso duro. Giustamente, perché è fatto di ossa. Bellissimo il fatto che i nemici si possano colpire da soli e iniziano a lottare fra di loro. Ok, una di nuovo il tizio con la spada. I capelli viola. Che mondo strano, eh. Ah, guarda. A me va bene come è finita. Esattamente così. Se un'amicizia finisce anche fra scheletri, mio, allora tutto mio. Le amicizie umane non vogliono dire proprio un cazzo. Se anche da scheletro inizi a voltarti le spalle, da umano men che meno. Un altro checkpoint. Benissimo. Così almeno. Oh, attenzione. Ecco qua. Il terzo pilone è acceso. Manca solo il quarto ed ultimo pilone. Che tra l'altro tutta sta situazione, cioè... Le pillole sanno di caramelle. O le caramelle sanno di pillole. Dipende da che punto di vista lo guardi. In tutta questa situazione noi siamo finiti nel sole, proprio come in Final Space. E anche in Final Space, bene o male, succedeva della roba quando finivi nel sole. Il punto è, noi siamo stati lanciati nel sole per ripicca, non ci siamo voluti entrare perché abbiamo uno scopo. Sembra che stiamo facendo tutto in realtà perché sappiamo cosa stiamo facendo, quando in realtà è palesemente il contrario. Peccato che i miei genitori non mi abbiano potuto vedere. Basta che vai nelle fogne, gli fai un filmato e arrivano anche a loro i filmati, Lela. No, ok, mi serve una leva. Mi serve una leva. Forse è questa? Direi proprio di sì. Aprila. Brava. Allora, altra porta che si apre. Fammi indovinare. Una boss fight? Aia, che dolore. E... ok. Sono tutte chiuse. Ah, si aprono alla chiusura. Oh no, mostro di lava, mostro di lava. Come lo combatto questo? Aia. Maledizione, mi si è rotta un'unghia.
Ok, è morto. Vabbè, in realtà è più semplice di quanto non sembri questa cosa. Aia. Dai. E che cazzo? Qua. Due. No. Tre. Quattro. So benissimo che probabilmente... Ah no. Invece no. Stavo per dire una cazzata. Stavo per dire, giustamente avrei dovuto farle aprire tutte. A quanto pare no. Non ce n'era bisogno. Buono. Allora, io sono piena vita in questo esatto momento, quindi tutto ciò... Ti prego, Lela, mai più. Mai. Grazie. Tutto ciò che potevo fare era prendere l'oro. Qua è pieno, qua è pieno, qua è pieno. Perfetto. Boss fight? Probabilmente sì. Ehi. Mi fa piacere che comunque... L'avrei potuto fare con un occhio solo. A prescindere da tutto, anche se è fatto di lava, io posso colpirlo benissimo, senza bruciarmi né scottarmi. Ehi. Ecco fatto. Stava per cadere di sotto. Allora, con calma. Tanto è molto probabile che arriveranno nemici da tutte quante le porte, quindi... Credo che la sua vita venga indicata da quanto sia fiammeggiante. Ecco qua, infatti. Il prossimo. Eccolo, arriva. Arrivo anch'io. Aia, che dolore. Non dicevi che sapevano di caramelle prima. Ecco qua. Proprio sul nervo del gomito. Veramente lo stai colpendo in faccia. Non so tu dove stavi mirando, però il gomito è un po' più in basso. E come ti tiro giù? Ecco fatto. Ok, ho bisogno di un'altra cura. Giusto per sicurezza, non si sa mai. Grazie. Dai, vieni qua. Vieni qua che t'affronto. Ho letto una X. Ehi, qui. Qui, dai. Dai che non è difficile. Vabbè, dai, ho capito. Vieni qua. Aia. Ecco qua. Uff. E tutti e quattro crepati. Bene o male, non si sa. Tanto voi non siete più un problema. Basta che vi colpisco con un calcio volante. Manco Chuck Norris farebbe così. Grazie. Aiuto. Aspetta. Ecco qua. Uff. Molto più semplice così. Stavolta niente cure. Mea culpa. Fermo. Eccolo, lo sapevo. Uno. Strano tra l'altro che abbiamo già acceso un pilone, abbiamo trovato solo un mordicchio e siamo già a 50 pezzi d'oro. Questo vuol dire che probabilmente uno o due forse addirittura l'abbiamo persi. Tanto, come vi ho già detto, sti cazzi, letteralmente. Il mio obiettivo finché li troviamo sono i collezionabili tipo le monete, queste cose così, perché ci danno punti vita. E fin là ok. Ma mordicchio e simili non ci danno un cazzo, quindi... Mordicchio e simili, c'è solo mordicchio effettivamente. Di simile non c'è nient'altro. Allora, con attenzione, fammi vedere. Questa è la luna. Ok. E questo è il sole. Credo che nella luna ci sia uno scheletro. Forse no.
Vediamo il sole, cosa c'è? Ok, posso aprirle entrambe. Quello scheletro è coperto di pelle. Quello scheletro è coperto di pelle. E basta un po'. Uff. Tending. Non so cosa sia. Dovrei trovare la traduzione perché non so cosa voglia dire tending. Oh no, ti prego. Un altro coso con le pedane? No. Dio mio. Mega mega vitamine. Ti odio. Ma proprio male ti odio. Aia. Ok, con calma. Meglio metterci sopra del ghiaccio. Ecco qua. Uff. Beh, non è stata impossibile. Incredibile che con l'ela, tra l'altro, non siamo... Forse è meglio che non finisco la frase. Prima fammi arrivare qua. Stavo dicendo, non siamo mai caduti nella lava ancora. E questo è un checkpoint. Oh no, vuol dire che l'altra strada... Ah, potrebbe essere. E aprilo. Quello scheletro è coperto di pelle. Vuoi vedere che l'altra strada adesso non è più praticabile? Potrebbe essere. Speriamo di no. Morte ai vivi. Allora, qua c'è nulla. Scatola con un po' d'oro, va bene. Altri tre pezzi e una vita extra per me. Le mie ossa scricchiolano benedetta. Apri, sì. Aprilo, eccolo. Allora, se non fosse che in realtà ho già l'immagine per la copertina, so già quale mettere, avrei messo volentieri questa con lo scheletro in primo piano. Ecco fatto. Ti sei visto il tuo testone invece di guardare i miei piedi? Questo cos'è? In qualsiasi altro gioco, in un punto del genere, avrei potuto saltare e scalare magari il palazzo. Però, giustamente, questo gioco non è come tutti gli altri. È peggio. Sotto molti punti di vista. Io lo ammetto, avessi saputo che, che era così, non l'avrei fatto. Ah, è arrivato il gondoliere di Venezia. Dez amore, fa la la la. Sì, certo. Come no? Grazie. Lela che... molto spaesata, non dice assolutamente nulla. Ok. Non so dove proseguire in questo esatto momento. Non saprei perché sono un po' spaesato anch'io oltre a Lela. Perché di mordicchi non ne stiamo trovando. O forse sono io che non vedo appigli forse dove il gioco mi direbbe di appigliarmi. Ah, lui l'ho sentito benissimo, invece. Mi piacerebbe buttare qualcuno nella lava, ma... so che per i nemici, a quanto pare, non è possibile questa opzione. Ok, sì. Ci arrivo da quel lato? Credo di sì. Ok, ci sono arrivato, benissimo. È mio, tutto mio! Un mordicchio qua l'avrei messo volentieri, però... giustamente, scelta agli sviluppatori, scelta a quei cani che hanno sviluppato questa roba. Certo, io ragazzi lo so benissimo che neanche il gioco dei Griffin è perfetto, quello, Dio mio, della PS2. Lo so, ha molte pecche e anche qualche piccolo problema, non lo disdegno. Però è fatto bene. Rispetto a questo, quello è... è un capolavoro quello lì.
Ok, io come... Ah, ok, ci arrivo da qua. Sì, vabbè, ma quanta gente. Scendi, Lela. Non è stato piacevole. Arriva qualcun altro da qua? No, Ecco fatto. Qua si sale? Sì. Bene, abbiamo trovato la pietrozza. Una porta si è aperta. Dove sia, come sia, quando sia, non si sa. Non c'è dato saperlo ancora. Non vedo. Ecco qua. Però per esempio il gioco dei Griffin problemi con la telecamera di questo modo non ne aveva. Non aveva certi problemi. Si sale qui? A quanto pare sì, ma non mi sembra ci sia nulla. Sì. Non c'è nulla. Allora, con calma. Arriviamo. Ok, pensavo si sarebbero potute rompere. Invece no. Allora, quelli normali, che non sono quelli esplosivi, non sono difficili da tirare giù. Bella uccisione. Doppia uccisione. Non mi ricordo mai da che gioco è tratta quella frase, però è sempre di buon uso. Allora, non qua, prima andiamo di qua. Che in realtà, come ho detto, collezionabili sti cazzi, nel senso, potrei benissimo evitarli e sarebbe di grande aiuto. Però già che ci sono. Dio mio. Ogni tanto scatticchia e ti fa credere cazzo adesso cado, adesso cado, adesso cado, invece no. Sei solo impallato. Ok, vieni qua, simpaticone. Ok, ho sprecato inutilmente l'attacco. Se adesso mi attaccano, sono morto. Se adesso mi attaccano con una qualsiasi cosa, sono crepato. Assolutamente. Questo non avrei mai detto che era un appiglio. Allora, con calma, Lela. Vediamo cosa si nasconde da queste parti. Sicuramente un mordicchio. Sicuramente. Non era un mordicchio, però apprezzo volentieri. Visto che l'ho consumata una per niente, sto giro. Ok, con calma. No, la telecamera di sto gioco di merda. Qua sembrerebbe che si possa proseguire fino al prossimo balcone. Potrei farlo se solo lei la collaborasse. Con calma. Con calma e la giusta attenzione ci arriviamo. Che meraviglia! Sì, una meraviglia aver trovato un mordicchio. Io però avrei giusto bisogno di un paio di cure. Niente di troppo esoso, no? Solo un paio di cure. Giusto per avere la vita fillata e non crepare nella lava. Che dici? Allora, è rimasta solo una scatola. Vorrei andare a prenderla, ma ho stra paura di morire e dover rifarmi tutto sto pezzo. Ho veramente caga di cadere nella lava. Questa lava comunque è molto Minecraft, devo dire. Comunque, stavo dicendo, è vero, il gioco dei Griffin aveva grandi problematiche. Ma se vedi questo gioco rispetto a quello dei Griffin è fatto molto meglio. Ma poi vedi il gioco dei Simpson rispetto a quello dei Griffin e dici, wow, wow, un sacco di livelli, le abilità, i personaggi sono fatti bene. L'audio ha delle problematiche effettivamente, me ne rendo abbastanza conto. Non è perfetto sotto tutti i punti di vista quel gioco, per carità. Però... E anche l'ultimo faro è stato acceso. Ma no! Sono crepati tutti. Tutti morti. I morti, giustamente. Prenderei lo screen con il gondoliere. E il ponte si aprì. Giustamente. Invece che salire sopra il tempio con la scala, entri dentro il tempio attraverso la scala. Dio mio, Lela, stai zitta.
ci fai brutta figura ogni volta che fai quella bocciazza là. Se adesso mi colpiscono, siamo morti. Ti prego, non una roba a tempo. No, Dio mio. Bene. Una roba a tempo, no, ti prego. Ti prego, le robe a tempo, no. Tu mi vuoi vedere morire. Guardalo, poi non si arrampica. Oh, stupida, stupida Lela. Dai, aspettiamo stavolta. Aspettiamo che sia più in basso. Dio mio, Dio mio, Dio mio. Non ho neanche il tempo di aggiustare la telecamera. Vabbè, dai. Morirai tante di quelle volte. Farà così tanto male. Credimi, più a me che a te, credimi. Tu bene o male torni in vita. Non lo vedo. No! Dio mio. Dai, forse un metodo l'ho trovato. Il punto è che non puoi neanche bararla troppo sta zona. Non esiste un modo per bararla. Quanto ci fa che dovevo girare dall'altro lato? Ma di tutte le cose che si potevano inventare, perché una cazzata del genere? Io vi odio. Sviluppatori della minchia. Sviluppatori un cazzo in realtà. Dei pagliacci che hanno creato un gioco di Futurama. Senti. Bobby, Bobby. Se salti sbagliato senti anche il rumore di naso da pagliaccio che suona. Ecco qua. Sbrigati. Sbrigati, sta andando più veloce. Ecco qua. Oh, Dio mio, io ti odio. Ho perso non so quante vite, 8 credo. Una con un occhio solo e i capelli viola. Che mondo strano, vero? Il bello è che non è neanche arrivato un checkpoint. Quindi se crepo contro questi, sono morto. Ottimo. Dammi tutto, va. Io spero che il livello sia finito dopo sta parte. Oh, finalmente. Wow, sono anche meglio degli steroidi. Anche meglio degli steroidi, giustamente. Oh no. Ah, ok. Allora, Sole e Luna? I titoli di Pokémon? Ok. Sole e Luna. Dove sei? Sole e Luna. Ecco qua. Poi Occhio di Mike Wazowski, fuoco. Occhio di Mike Wazowski e il fuoco. Il fuoco detto. Il fuoco detto. Infine la G e la C. G e C. G e C. 1 e 2. Uff. È andata bene questa. Che culo. Ah, ottimo, stavo dicendo, e quelle porte si apriranno? Secondo me se le sbagliavo appariva qualche nemico. Però siamo a 3 mordicchi su 4. Su. Mio, a 4 mordicchi mio. Su 5. Quindi, o ho perso 7 lingotti e un mordicchio, che è probabile. Infatti. O lì proseguiva. Ma non è stato così. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!